Ciao, in questo video ti voglio fare vedere gli affari che ho fatto su Vinted, perché io ho un armadio Vinted, ma compro anche su Vinted. In realtà compro all'usato in generale da tantissimo tempo, tanto che magari gli storici si ricorderanno quando arrivavo col sacchetto del mercatino e prendevo delle cosette usate. Io non mi sono mai creata molti, molti problemi nell'acquistare usato. Anzi, io sostengo l'usato. Vinted mi rende la cosa un pochettino più semplice, nel senso che quando vendo mi piace molto la parte creativa ed è una cosa che a me mentalmente aiuta tanto. È proprio una questione sostanzialmente molto molto mentale. Premessa, c'è gente che dà prezzi a caso, nel senso che... che ho dimenticato! Fermi, vai. Il pezzo forte, aspetta. Il pezzo forte mi sono scordata. Perché ero qua? Allora, ci sono persone che danno prezzi a caso, nel senso che oggetti palesemente rovinati con prezzi di mercato attuali. Me ne vado in negozio. Ok, l'usato, ok, io sono per l'usato, sono per evitare dello spreco, voglio uscire dal vortice, ho più vestiti di quanti giorni esistono in un anno, però manco così, perché a volte questa cosa a me non piace. Altre persone che invece fanno delle quotazioni e si rendono conto che questa cosa ha un tale valore, considerata la fattura, considerato come è stato tenuto il capo, considerato tutta una serie di cose. Questa è la premessa. Quindi lo dico perché certe volte mi scrivete e mi dite: Lisa, ma è possibile? Ma questa qua sta vendendo sta cosa a 400 euro quando in negozio ne costa 410? Sì, possibile, possibilissimo. Eppure usata, sì, possibilissimo. Allora, primo acquisto, wow, tenuti sotto occhio per tanto tempo, ho comprato un paio di Celine che in questo momento sono sporchi. Ma va bene, lo vedo solo io che sono sporchi, si vede pure lì. Comunque, ho comprato questi Celine. Niente, stupendi. Stupendi. Quanto mi sento tutta quando li metto. Tra l'altro, gli occhiali rotondi, secondo me, mi stanno bene. Ma anche se non mi fossero stati bene, mi piacciono da impazzire. Quindi, il primo acquisto super top che ho fatto, e anche ti devo dire a buon prezzo, perché a prezzo di catalogo era decisamente superiore. Perché questi sono ancora in catalogo. Li ho presi su Vinted. Ora, io non vi dico i prezzi delle cose che vi sto mostrando per due motivi. Uno, non me li ricordo, molto semplice, cioè non c'è molto, molto da dire. Due, sono prezzi magari concordati alla fine, perché quando qualcuno capisce sì, questa persona lo vuole comprare, magari quei 5 euro, quei 10 euro, alla fine proprio stoccata finale, ok, leviamoli. Quindi questa è la cosa, soprattutto quando si parla di un occhiale da sole Celine, che non costa 10 euro, quindi non mi è stato regalato, ma l'ho preso a buon prezzo. Quindi ho preso questi Celine con la scatola originale, con la custodia originale, tra l'altro autenticati. Sono molto contenta di questo acquisto. Adesso torno a metterli in cassetta di sicurezza perché Elisabetta apprezza i Celine. Anzi, devo dire che ormai è diventata un po' più grande Elisabetta, quindi non me li mastica più gli occhiali, però ancora piangiamo tutti insieme i miei Celine distrutti. Li ho ancora conservati, ma questa è un'altra storia. Caso, e adesso parliamo anche su come cercare le cose su Vinted. Per puro caso mi capita sott'occhio una maglietta che desideravo tantissimo tempo fa, ma che per un motivo o per un altro io non ho mai acquistato, ma non per ossimi di prezzo. È presente quando non ti capita? Ce l'ho avuto sott'occhio, l'ho comprata. Ho comprato questa maglietta Kenzo. Tra l'altro, ce l'ho avuto pure fortuna, taglia M, perfetta. Di questo prezzo me lo ricordo, di questa l'ho pagata 18 euro, questa me la ricordo. Mi è arrivata in condizioni perfette, ragazzi, era nuova, nuova, cioè era intonsa, nuova. Là c'era scritto usata, ma nuova. E quindi ho preso questa maglietta Kenzo che mi piace tantissimo. Questa maglietta è stata acquistata con il seguente scopo: la devo mettere assolutamente sotto un kimono, quindi pantalone largo chouchouet, minimo di fantasia o anche jeans, sneakers, kimono, occhiale da sole, turbante. Io,
Ciao. E ho preso questa t-shirt Kenzo che mi piace veramente tantissimo. Ora non è stirata perché l'ho messa l'altro giorno e l'ho presa proprio ora dallo stendino. Come cercare su Vinted mentre ti faccio vedere le altre cose? Dobbiamo imparare a sfruttare l'algoritmo, un po' come quando utilizziamo l'algoritmo per cercare dei contenuti che ci possono interessare o meno su altri social. Se per esempio a me piacciono, e a me piacciono tantissimo, i pantaloni, scusami, modello Ovetto, cercherò pantaloni modello Ovetto, dopodiché Vinted mi comincia a bombardare di questi pantaloni se io comincio a mettere il like alle cose. Ora, mettere like al il cuoricino agli oggetti, tanto per mettere cuoricino agli oggetti, questo io non te lo dico perché si illude tra virgolette anche la persona che ha messo online la cosa. Però se ti piace quel che hai visto e vuoi mettertelo da parte, perché io personalmente mi faccio le mie navigatine, i miei acquisti me li faccio tutti in notturna. Tutti, non, credo che non ci sia niente. Forse ho comprato una cosa soltanto di mattina, ma di mattina presto perché ci eravamo sentiti tipo la sera prima. Io la mattina poi alle 7 ho visto che mi aveva risposto e ho comprato una cosa del genere. Quindi, se metti il cuore, quindi il like ai capi o agli oggetti di cui in linea molto generale sei attratta, fanno parte del tuo gusto, fanno parte del tuo stile, automaticamente poi i consigliati per te andranno verso quella direzione. Infatti, verso quella direzione sono stata portata a questi due bracciali. È un bracciale in realtà tipo Mago Silvan, guarda, 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 poi lo dividono, ed è un bracciale Furla che ho preso a pochissimo. Allora, questo scuro è in metallo, questo invece è un po' morbino di plastica con una placchetta in metallo con scritto Furla. Allora, ho preso questo bracciale perché mi stava benissimo con altri tre bracciali che ho. Aspetta che li vado a prendere, perché io prepararmi le cose prima nei video mi pare brutto. Allora, io amo molto i bracciali. Quest'estate ho comprato questi tre bracciali, 1, 2 e 3, all'OVS e li ho pagati 10 euro. Insieme a questi, dimmi tu. Peraltro, quello Furla è costato meno di quelli dell'OVS. Perché diciamoci la verità: noi le cose griffate le guardiamo, ma il giretto all'OVS io me lo faccio sempre. Certo, sincera, il jeans all'OVS a me mi ci scappa. Molta serenità, ecco. Comunque, niente, alla fine mi sono decisa di farmi restaurare io questo uno spizzettino, perché stava bene con questi. A me piace molto mettere tanti bracciali e metterli abbinati insieme, secondo me stavano molto molto bene. Ho fatto questo altro affare, perché questo è stato un altro affare. Non è la prima cosa che ho comprato su Vinted, la prima cosa che ho comprato su Vinted è un paio di sandali, io te li faccio vedere. Ho preso quest'estate questa. Devo cambiare inquadratura. Facciamo che adesso io te la faccio vedere così, ok? Poi faccio un video allo specchio e metto l'immagine allo specchio perché giustamente non si capisce. Questa è una camicia lunga che è stupenda perché si può utilizzare sia come abito con una cintura, così shue shue, ciabattina, così d'estate, bella, fresca fresca, che è come capospalla, tra virgolette. Quindi ho un bel pantalone largo, canotta così blusante, ho anche un jeans bianco, è un top, è molto molto carina. Tra l'altro l'ho preso da una signora che aveva una vetrina Vinted stupenda, ovviamente con il suo stile, ma una signora con uno stile che wow, mamma mia ragazzi, era stupenda. Siccome mi ero un po' più invaghita della signora che della camicia, ho detto niente, me la prendo, perché è una camicia molto molto lunga. È color latte Nesquik, come lo chiamo io. In questo caso il brand è Civico 21, molto molto carina. Devo dire che la signora poi è stata veramente gentilissima, me l'ha lavata, stirata, come vedi ha la manichetta che si chiude con la pattina.
ti metto l'immagine perché obiettivamente vista così non si capisce. L'ho cominciato a utilizzare la prima volta che l'ho utilizzata come capospalla, tra virgolette, quindi avevo messo un pantalone bianco in crepe, un top bianco, una t-shirt bianca questa sopra e molti bracciali. Io mi riempio di bracciali, tanti. Poi invece un giorno, così devo sbrigare le cosette e ho indossato questo come abito. Ho una vecchissima cintura in paglia di Zara, ma chissà di quanti anni fa. Ho un sandaletto in paglia di Zara di chissà quanti anni fa. Guarda, troppo carino. Troppo carino. Questi sono i miei affari su Vinted. A proposito di camicie, te ne sto per sparare due. Allora, questo l'ho comprato con un'aspettativa diversa, nel senso che evidentemente il manichino è un manichino molto piccolo, perché la fotografia è stata fatta del capo sul manichino. Sul manichino sembrava decisamente più over di quello che non sia. È una camicia che mi sta over, ma io la volevo più over. Quindi è taglia unica, il manichino evidentemente era piccolino e quindi mi risultava visivamente gigantesca. Non è gigante, o sono troppo grossa io, perché è pure probabile, una delle due. Niente, è una camicia bianca. Scusa, perché io esco fuori di testa quando vedo i filini. Aspetta, vabbè, ora lo sistemo. È una camicia bianca e dietro ha la particolarità, vedi com'è dietro, per cui risulta essere molto molto ampia sul dietro, è lunga sul dietro. È di questa camicia che è caduta per terra, vale la regola dei 3 secondi, ma in ogni caso casa mia è pulita perché io mi sto trasformando in una pulitona. Poi ho preso, molto contenta di prenderla, questa giacchetta che amo moltissimo perché ha un tessuto perfetto per questa stagione. D'inverno me la posso sparare molto tranquillamente fino tipo a novembre anche col lupetto perché è perfetta, proprio perfetta. Manica a 3/4, cucitura a vivo, quindi se i pelocchi mi fanno impazzire le camicie, quando io so che la cucitura a vivo impazzisco, mi piace da morire. Mi piace tantissimo il colletto perché in realtà è un colletto che si potrebbe mettere in modo classico e quindi così, però sta dritto da solo, quindi che chic. Allora, anche di questa ti metterò l'immagine qui laterale perché obiettivamente non si capisce un bel cavolo di niente. Questa, anche questa, io qua avevo il dubbio che mi stesse troppo grande, invece mi cade come volevo che mi cadesse io, perché anche questa era su un manichino ed è taglia unica e io ho detto speriamo che non mi sia troppo grande, invece mi cade esattamente come volevo che mi cadesse. Mi piace tantissimo, ha due tasconi sul davanti, ottimo affare, ottimo, ottimo, ottimo affare. Vedi quante cose carine trovo su Vinted, io faccio un sacco di shopping su Vinted, mi piace un sacco. Ma soprattutto vedi, si ridà una seconda possibilità alle cose. E questa cosa a me concettualmente piace tanto. Acquisto notturno, senza zero riflessione, l'ho vista, l'ho comprata, zero riflessione, zero, l'ho comprata. Non scherzo, camicia a incrocio, è una camicia molto molto particolare, ha un ci sono questi laccettini insomma che vanno in giro, va a incrociare e viene blusante. Ancora questa non l'ho indossata, si sta riscaldando adesso la temperatura, quindi la comincerò ad utilizzare adesso perché questa qua era, ecco, con il freddo era un po' complessa da mettere, adesso che si riscalda la temperatura la comincerò a mettere. Secondo me è un capo interessante. Mi piaceva la doppia fantasia, e anche dietro, e mi piaceva che sul davanti venisse scombinata. Seguimi su Instagram per vedere i miei outfit, ma soprattutto le mie caption da country club. Dici tu cosa sono le caption da country club? Faccio la scema con le cose del country club. Allora, la primissima cosa che ho comprato su Vinted è un paio di sandali. Ora, sulle scarpe sono un po' così, ma non me ne frega
che neanche niente più di tanto. Le compro. Ho comprato più di sandali, che volevo un sacco, tantissimo. Aspetta, mi devo abbassare perché sono a terra. Aspetta. Ai, 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 ai. La suola, questa in cuoio, ho sbagliato. Dopodiché tutti i dettagli sono in velluto. Sono una delizia. Guarda che indosso. Guarda, se tu metti un jeans alla caviglia, una maglietta bianca, questi, è una borsetta da niente, veramente, anche una bustina, anche una pochette, senza niente, senza un brand, senza zero. Loro ti hanno fatto l'outfit, io li adoro, li metto jeans, vestitini, vestiti lunghi, tute, mi piacciono da impazzire. Dici tu, Lisa, ma il velluto d'estate non ti dà fastidio? Allora, sai che io l'ho pensato, non è che a me ora sto velluto mi dà un fastidio terribile. No, devo dire che non mi ha dato particolarmente fastidio. Sono molto contenta di questo acquisto. Ti segnalo il brand che è Gia Couture Firenze. Fa calzature molto particolari. Questi non erano i miei preferiti. Ne avrei voluto un altro paio che mi piacevano molto di più, perché erano destra e sinistra, colori diversi ma compatibili, molto particolari, molto 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 particolari, stupendi, ma non trovavo la 39. 39 ho trovato questi sandalini qui, contentissima. Guarda quanto li amo, non vedo l'ora di arrivare l'estate per rimettere i miei sandalini perché sono stupendi. Guarda, veramente, ti metti un vestitino da niente o un pantalone di lino, ti metti questi qui, quando accavalli la gamba arrivano tutti sti fiocchi, stupendi, stupendi. Arriviamo all'ultimo pezzo, che è il pezzo fortissimo, più forte dei Celine. Aspetta, sono sempre in basso, lo devo abbassare. Ah, l'età. Erano per terra. Il pezzo forte sono loro. Le gazzelle indoor verdi. Tu non hai idea di quanto io ci sia stata dietro, non te l'immagini neanche. Trovarle è stato abbastanza difficilino, ma ci sono riuscita, cercando Samba. Samba contro Samba, che poi a un certo punto ho detto, oh, perché le Samba che ce le hanno tutte? Le indoor verdi. Pazzesche, pazzesche, pazzesche. Bellissime. Bellissime. Prezzo di partenza folle, totalmente fuori budget, totalmente fuori alla mia portata. Non glieli avrei spesi. Come molte cose, ecco, questa cosa la spiego. Come molti articoli, anche di brand, vedi gli occhiali Celine o vedi io una borsa Michael Kors, che il primo prezzo era diverso dal prezzo che c'è adesso. Come molte cose, a volte si caricano degli articoli che hanno delle quotazioni, quindi il prezzo non si mette a sentimento. Le persone serie, chi ha venduto queste scarpe qua è una persona seria, perché ha messo un pezzo di quotazione. Esistono dei siti dove ti fanno proprio la quotazione dell'oggetto. Stessa cosa per i Celine, esiste una quotazione per gli occhiali. Esattamente come tutto quanto, più passa il tempo, più quell'oggetto rimane online, più la quotazione si abbassa, quindi il prezzo si abbassa, e si abbassa, e si abbassa, e si abbassa, è arrivato a un prezzo che per me era un prezzo assolutamente ragionevole, alla mia portata di tasca, e me le sono regalate. Le ho preso un po' a scatola chiusa, nel senso che a me ogni tanto Adidas mi fa lo scherzetto con la misura. Queste sono 39 e un quarto, e ogni tanto Adidas a me mi fa lo scherzetto con la misura, però mi cadono perfette, erano nuove praticamente, nuove ma intizzate. Nella scatola ci sono i lacci anche con lo stesso colore, ma ancora non li ho provati, perché ti dirò, a me piacciono con i lacci bianchi, però un giorno io si vestizio metto anche i lacci verdi per vedere un pochettino come stanno. Ma questa questione della quotazione, le persone serie fanno le quotazioni di alcuni oggetti ed è anche corretto fare una cosa del genere, però ti ripeto, esattamente come io metto online un prodotto che in quel momento ha quella quotazione, le quotazioni con il tempo cambiano. Ci sono delle cose che aumentano di valore, ci sono delle cose che diminuiscono di valore, ed è assolutamente normale. Come fa a sapere queste cose? Ma questo perché io una volta andavo all'università
mi hanno fatto fare economia. Non l'ho capita sta cosa. Per i palermitani. Io, Sorci Vergara, cioè, sto libri di. Boh, ho fatto cose di economia e poi casi di studio, di cose di economia. Mi è capitato di. Una volta all'università mi trovavo a passare da là. Mi ha detto, lo vuoi leggere Sorci Vergara, libro attualissimo, scritto a macchina da scrivere negli anni 80, è venduto fotocopiato solo e esclusivamente alla libreria accanto a Giurisprudenza, non lo troverai da nessun'altra parte. Ma sì, cosa ci sarà mai di male nell'approfondire un argomento e molti altri argomenti? Però vabbè, io lo so applicare alle Adidas, quindi è servito il Sorci Vergara. Tutti gli studenti palermitani in questo momento, quando ho detto Sorci Vergara, credo che abbiano fatto ah, perché sì, no, ah, pure a me è venuto un dolore al petto, guarda, cioè, guarda, Sorci Vergara, è un testo, fa male, fa male. Tra l'altro è un'arma contundente, ve lo dico, perché. Spero che il mio video Vinted vi sia piaciuto. Io sto per caricare delle cosette su Vinted. Oggi è domenica, volevo fare questo video per farvi vedere gli acquisti. Deve arrivare una borsetta, la faccio vedere su Instagram. Troppo carina, troppo, 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 troppo carina. Mi piace un sacco per l'estate, troppo, troppo carina. Io apprezzo molto questo tipo di scambio e mi piace tantissimo perché molti dei capi che ti ho mostrati non vengono dall'Italia, vengono da tutta Europa. A me questa cosa mi piace da impazzire, da impazzire. Moltissime delle cose che vendo io non restano in Italia, vanno in giro per l'Europa e a me questa cosa piace tantissimo, quindi mi piace l'idea che questi non sono italiani, questi sono francesi. Hanno visto la Francia, adesso lo vedranno l'Italia, ok? Esempio, ho alcune cose che vendo io, ci sono le spagnole che sono agguerritissime, ci sono un periodo che le francesi erano wow, le francesi non le potevi frenare. E solo gli spagnoli stanno prendendo piede. Comunque, mi piace molto questa cosa che una maglietta ha visto e vissuto delle storie, così come un paio di occhiali, una giacca ha visto e vissuto delle storie, ha visto e vissuto dei momenti, ha sentito le risate, ha assorbito le lacrime e mi piace che queste cose vadano in giro. Se poi riusciamo pure a sviluppare la nostra creatività e utilizzare uno strumento come Vinted come strumento creativo, meglio ancora, a me personalmente la parte creativa di Vinted è la mia parte preferita, sinceramente. E con questo, indossando i miei favolosi e sporchi, ah sì, sono sporchi perché Isabetta mi ha dato un bacio e quindi mi ha leccato comunque. Ciao da me e dai miei occhiali Celine favolosi trovati su Vinted. Ragazzi, fermatemi perché io ne ho un altro paio per adesso, tra i preferiti Vinted, Celine, fermatemi perché un paio sono più che sufficienti.